e corre come un gatto, velocissimo, no? Con obiettivi molto precisi dal punto di vista cinese, aiutare l'autosufficienza alimentare, l'autosufficienza energetica del paese, quindi petrolio in Angola, in Sudan, in Zimbabwe, la terra, insomma, una politica assolutamente coerente con un paese che ha gli obiettivi degli Stati della Cina, ma anche con una mole di investimenti e soprattutto con una, come si chiama in termini internazionali, una non condizionalità. Cioè, non chiedo nulla di venire domani le cose. Da un lato è chiaro che questo ti produce dei problemi, dall'altro non so quanto farisaismo ci fosse. Si dice ma dovresti adottare questi principi, no, diventa un problema. Ma comunque a parte questi aspetti laterali, l'essenza della politica, della diversità della politica cinese. Primo, perché è italiano, come dire, ma è stato in qui è la prima volta nella storia della comunità che in modo organico questo avviene. E ho cercato di sentire vari presidenti africani, vari campi africani, il sentimento riguardo a questo. Ovviamente è chiaro che non pretendo che il sentimento di partire dai miei colleghi o che adesso i miei ex colleghi sia il sentimento popolare, però è importante, vi dico, c'è una generale approvazione di questo tipo di politica. Cioè, i cinesi fanno presto, consegnano in fretta. Io porto sempre l'esempio di un paese non particolarmente influenzato dai cinesi, che si conosciamo bene, che è l'Algeria, no? Quando ho chiesto al presidente Bouteflika come sono i vostri rapporti con la Cina, mi ha detto: senta, noi abbiamo un problema di case popolari, no? L'Algeria è un paese giovane, pieno di ragazzi, disoccupati, un paese ricco perché ha il petrolio, abitato da gente povera, perché potremmo fare anche l'ironia sull'Italia che è l'inverso, ma insomma. E avevo questo problema, ho fatto un grande appalto di social housing. L'hanno 20 cinesi, mi ha fatto aumentare il prezzo rispetto agli italiani e ai francesi, mi consegnano le case come un orologio svizzero. Sono venuti 19.000 cinesi, dal primo architetto fino all'ultimo bracciante. Alcuni dicono saranno incarcerati, non incarcerati, lasciamo stare questi aspetti, no? E poi qui viene interessante: ogni anno, vedete, c'è 4-5.000 cinesi smettono di lavorare in Algeria, ma rimangono in Algeria, anche per motivi che poi si sposano con ragazze algerine, per i problemi della disparità di maschi e di femmine, eccetera. In Cina, che è tutto questo aspetto, ma comunque si fermano. E vede, mi creano quel minimo di piccola imprenditorialità commerciale, artigianale, di cui l'Algeria ha bisogno. Prendo il Financial Times pochi mesi fa e leggo, i cinesi in Algeria sono 30.000 più eccetera. Proiettate nel futuro, vedete che è una roba diversa da quello che è accaduto in passato. No? Allora io sono fermamente convinto che il senso politico, la politica da prendere, non è mica quello di dire cacciamo i cinesi, picchiamoli, eccetera. È quello di dire attenzione, avvertire anche i cinesi, attenzione che noi dobbiamo metterci insieme a fare la politica per l'Africa. Guai se ci mettiamo in concorrenza come nel vecchio gioco delle potenze coloniali, perché facciamo il nostro disastro e facciamo il disastro dell'Africa, compreso il disastro per i vostri obiettivi dell'autosufficienza alimentare e dell'energia di cui avete bisogno. Questo è il senso molto molto semplificato, molto banale, se volete, ma del disegno politico che secondo me noi dobbiamo fare in questo momento. No. Perché vedete, la Cina
usa, usa strumenti di una semplicità e di un'elementarità incredibile, no? Prestiti, costruzioni di infrastrutture generali, accordi qua del suo governo, immediato arrivo dei tecnici, l'inizio della costruzione di queste cose, e assistenza scolastica, tanta assistenza scolastica, non sottovalutatela, sia usando, questa è la Cina, no? Lo strumento pubblico imprenditoriale, che tante sono imprese pubbliche, sia usando l'investimento privato. Spesse volte l'agricoltura, le miniere, certi impianti sono strutture cinesi private, anche. Quindi è proprio tutto un paese che si muove con una politica ben precisa. E poi con naturalmente come si può dire, anche un inquadramento retorico, no? Delle grandi celebrazioni di tutti i paesi africani, Cina, eccetera. Vedete, ho insistito su questo perché quando si parla di cambiamento politico nel mondo, se noi non teniamo conto di questi fatti, non capiamo assolutamente cosa sta succedendo. Perché non è un piccolo problema, è un problema che va anche molto al di là dell'Africa. Cioè, l'altro giorno mi trovavo a Singapore, a un seminario di politica internazionale, no? C'era il direttore della scuola di politica internazionale di Stato di Singapore, che mi guarda trattandomi come un americano, non so perché, ma insomma, c'era poi americani, non avete capito come va il mondo, non vi rendete conto del grande cambiamento storico, cioè dopo la guerra in Iraq, la guerra in Afghanistan, il non impegno per la soluzione del conflitto palestinese, soprattutto il non impegno per la soluzione del conflitto palestinese, voi americani vi siete fatti un miliardo di nemici. E un miliardo di nemici sono costosi. Deficit del 10% della bilancia dello Stato, squilibrio della bilancia commerciale, tensione psicologica drammatica, data degli aeroporti, eccetera. Dice, questo non sarebbe niente, ma nel frattempo la Cina sta facendo una politica estera a 360 gradi che non costa nulla. Che non costa nulla. E lei pensa davvero che questi squilibri possono durare molto nel tempo? Ecco, questa domanda la pongo a voi. Della realtà politica mondiale, in cui l'Africa è il parametro, il punto di confronto, il punto di riferimento. In questo senso andavo dall'Africa al generale e tornavo dal generale all'Africa per spiegare come diventi e sia il punto di massimo confronto tra queste grandissime strategie politiche di cui noi. Normalmente è chiaro che quando con tante discussioni, soprattutto persone che hanno molto a cuore il futuro della democrazia, si mette a confronto quello che si chiama in linguaggio comune il Washington Consensus con tutti i diritti, eccetera, con il Beijing, il consenso di Pechino, in cui sostanzialmente nulla viene chiesto. Vengono pensieri, problemi, però di fatto, in termini di provocazione dello sviluppo, l'effetto cinese ha conseguenze più favorevoli a detta e degli esperti e degli osservatori politici di quella che non fosse la precedente presenza. Anche perché è chiaro, la Cina offre anche un mercato di acquisto di dimensioni gigantesche, ha una fame di energia assolutamente illimitata, anche se
la Cina ha autosufficienza alimentare, la necessità di importazione di cibo crescerà moltissimo semplicemente per un passaggio dal cibo di tipo elementare e vegetale a un cibo animale, in cui, come sapete, occorre molta più superficie di terreno per alimentare lo stesso numero di persone che si nutrono in un modo diverso. Quindi è una proiezione che deve essere fatta anche nel futuro.